Ciao ragazze, oggi brevissimo video per recensirvi dei prodotti che mi sono stati spediti a casa. Li ho richiesti io tramite il sito Dimmi cosa cerchi nel forum, dove voi potete accedere solo se vi iscrivete, quindi è praticamente un forum privato dove alcune volte vengono inserite delle iniziative che pubblicamente non vengono date. Non so per quale ragione, ma alla fine tutte quante, se ci iscriviamo nel forum, possiamo accedere a queste informazioni, quindi che vengano messe in pubblico o che ci iscriviamo, tanto poi le leggiamo lo stesso, non è che ci sia questa grande differenza. L'azienda è la Creation Check, che mi ha spedito a casa questi mini tubettini. Vi avevo fatto anche una foto su Instagram che l'ho messa e ve la metto anche qui se non avete Instagram, quindi di tanto in tanto vi faccio vedere anche che cosa pubblico io. E ho utilizzato tutti e cinque i campioncini che mi hanno mandato e sono tutti per i capelli. Allora, parto col presupposto che io avevo richiesto la prova di questi campioncini ancora prima di Natale. Non mi ricordavo più di aver fatto la richiesta, anche perché io ci provo, poi dopo se non mi prendono in considerazione non me li spero. E avevo ricevuto una mail quando ero in Germania, se non erro, in cui la responsabile, sarà una certa Serena, credo che si chiamasse, mi aveva avvisato che mi avrebbero spedito a casa dei mini formati da provare, però li avrebbero spediti da dopo le festività natalizie, quindi da dopo Epifania. Per arrivare a casa ci hanno messo un bel po', tant'è che quando utilizzavo la mail Virgilio, se non avete fatto caso, la mail che ho vi lascio sempre nell'info box, l'ho cambiata perché non so per quale motivo mi hanno bloccato l'account Virgilio. E quella era la mail che io utilizzavo principalmente per essere in contatto con o eventuali iniziative che erano in corso o con questa, proprio cioè con la ragazza che stava cercando di contattare tutte le persone per avvisare che ci sarebbero stati dei ritardi nell'invio dei prodotti e giusto per capire anche noi se li ricevevamo, quando li ricevevamo, giusto per dare un feedback. Io non li ho più sentiti. Li ho contattati, ho detto guardate che io ancora non ho ricevuto il pacco, ma l'avevo scritto questo messaggio ancora con la mail Virgilio. Tant'è che dopo cosa, un mese dalla mail che ho mandato, mi sono arrivati a casa i prodotti e ho avvisato questa ragazza con la mail Yahoo. Ma non mi ha risposto, cioè sinceramente questa cosa a me dà un po' fastidio perché io capisco che vi contatto e vi chiedo gentilmente se è possibile provarli o meno. Voi siete stati comunque corretti, quindi l'azienda è stata corretta e mi ha avvisato che ci sarebbero stati dei ritardi su e giù, però almeno avrei il piacere che, visto che sono stata anch'io corretta nei confronti dell'azienda di avvisare che il pacco mi era arrivato, almeno scrivere ok semplicemente, giusto per anch'io avere un feedback. Ma va bene, importa. Magari vediamo se con questo video che faccio, giusto per dire a loro se mi sono trovata bene o male, lo prenderanno in considerazione o meno. Voi cosa ne pensate? Prenderanno in considerazione o meno? Vabbè. Fatemi sapere. Allora, sono tutte boccettine piccolissime. Mi dispiace di non aver fatto il video prima ai campioncini perché c'era anche l'inci dietro, ma con l'acqua della vasca io ho rovinato quasi tutte le scritte e gli adesivi, soprattutto dello shampoo. Che cosa mi hanno spedito a casa? Allora, mi hanno spedito a casa 5 tubettini, di cui 2 prodotti alla cheratina, che è lo shampoo alla cheratina e la maschera per capelli, sempre alla cheratina della Creation. È un campione gratuito con un PAO di 12 mesi e non è testato sugli animali. Questa è un'azienda che è la Creation CNC di Torino. Allora, ho questi 2 prodotti, già ve ne parlo che così magari ve li divido e vi dico un po' cosa ne penso. Dire che cosa ne penso è difficile perché comunque vedete che io non ho
pochi capelli, cioè potrei riempire la testa di molte altre persone, cioè io potrei fare quattro teste di capelli. Shampoo non lo posso valutare perché una boccetta mi è servita solo per un lavaggio e non posso dirvi se mi ha seccato il capello, se me lo ha rovinato, cioè non ho elementi sufficienti per darvi un giudizio. Apprezzo comunque che l'azienda mi abbia mandato a casa un prodotto stando dietro alle mie richieste, perché quando dovevate magari contattare l'azienda per richiedere se potevano spedire a casa dei campioncini, dovevate indicare la tipologia del vostro capello. Io ho un capello molto secco, con tante doppie punte, e io lo considero fino, ma c'è chi mi dice che secondo le altre persone è grosso e spesso. Invece io non lo considero spesso perché io ne ho tanti, ma è veramente molto 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 fino il capello, secondo me. Poi dopo posso sbagliare anche io a dare un giudizio ai miei capelli. Però tant'è che questo sì, apprezzo perché hanno rispettato la tipologia di prodotto per il mio tipo di capelli, ma non posso dare un giudizio. Invece posso giudicare leggermente la maschera alla cheratina per capelli. Anche questa l'ho utilizzata una sola volta e vi dirò che non mi è dispiaciuta, anzi, quando l'ho applicata mi sono sentita veramente il capello molto 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 morbido, districato e non secco. Questa veramente mi piace. Di solito con le maschere e i capelli non trovo tante difficoltà, a meno che non trovi proprio la maschera, quella disgraziata che mi rovina il capello. Ma per fortuna mi era successo parecchio tempo fa con i prodotti della Tess, comunque quella linea lì o prodotti a basso costo che trovavo da acquasapone principalmente. Questa invece, vi dico la verità, non mi è dispiaciuta. Qui dice che è un ottimo districante e ristrutturante per capelli secchi, crespi e trattati, dona lucentezza e vitalità alla struttura del capello. Districa, quello è vero, cioè quando poi pettinavo il capello, nessun problema, assolutamente. E l'INCI non è che sia proprio, c'ha parabeni praticamente, profumo, di sodio metta, sì. Diciamo che secondo me sono tipici prodotti da saloni di bellezza, quindi per parrucchieri che non stanno poi più di tanto dietro all'INCI. Ma tant'è che anch'io, insomma, sì, mi piace seguire, mi piace avere qualche prodotto buono, ma poi dopo cerco di intercambiare. Non sono fissa e non sto proprio ferma su determinate caratteristiche. Se posso, bene, ma altrimenti cambio, insomma, non c'è differenza. Ultimo prodotto che avevo finito sono i cristalli liquidi della Creation. Anche questo 12 mesi di PAO, INCI non buono. Dice che svolge un'azione preventiva e curativa contro la formazione di doppie punte, dona lucentezza e vitalità ai capelli secchi, deboli e sfibrati senza appesantirli. Non mi appesantiva il capello, me lo lucidava parecchio, cosa che a me non piace tantissimo, ma veramente ottimo perché, allora, la questione delle doppie punte, ragazze, io ne avevo già e perciò non è che possa curarmi le doppie punte e rifarmi il capello nuovo, è una cosa impossibile. Ma tant'è che utilizzando questo prodotto io vedevo proprio un bel capello, cioè proprio l'impatto visivo era migliore rispetto ai prodotti che avevo utilizzato prima e io venivo da tantissimi prodotti, dallo shampoo di Frank Provost che proprio non mi è piaciuto, ai prodotti della BioPoint che gli shampoo non è che siano bellissimi e le maschere si salvano, ma sapete che costano. Vabbè, io li avevo trovati coi giornali perché a me piace spulciare sempre i giornali e lasciarli su Instagram i campioncini. Questo è stato uno tra i migliori, ma il problema è dove acquistarli? Cioè, mi tocca acquistarli online? Sicuramente sì, ma tant'è che sapete che a me online non è che mi piace tantissimo comprare. Fluido modellante per capelli riccio o liscio? Ovviamente io riccio, perché liscio questo proprio, mi pare proprio tanto liscio questo lavello, assolutamente. 20 ml di prodotto, questo mi ha indicato anche la quantità, strano ma vero. Anche questo è un ottimo prodotto, l'ho potuto utilizzare più volte come i cristalli liquidi, a differenza della maschera e dello shampoo. Questo dice che è un fluido modellante disciplinante per capelli ricci, fisso in modo naturale senza appesantire, ideale per realizzare pieghe lisce sui capelli crespi. Allora, non ho fatto pieghe. Io questo prodotto lo utilizzavo prima o della crema Sunsilk o dell'altro prodotto che vi mostrerò. Mi faceva proprio un bellissimo capello riccio, non pieno, cioè avevo proprio quel riccio
separato, quindi sembrava che avessi ancora tanti più capelli di quelli che ho e mi è piaciuto veramente tanto. Ottima profumazione anche, non è quella profumazione fastidiosa della Sunsilk. Questo è veramente un ottimo prodotto. È stato il primo che ho utilizzato e anche questo tra gli ultimi a essere terminato. Mi è piaciuto un sacchissimo questo. Sì, vi posso giudicare i prodotti che ho utilizzato di più, ovviamente le shampoo che vi ho mostrato prima per una sola applicazione, per me è difficile dare un giudizio. Questo è stato anche l'unico prodotto che ho squartato, effettivamente, perché alla fine tutti gli altri prodotti c'è qualche rimasuglio, ma proverò a vedere se riesco, magari li capovolgo, vediamo se riesco a tirare giù proprio le ultime gocce, perché per i cristalli liquidi e il fluido modellante c'è ancora qualcosa, lo shampoo e maschera possono stare anche lì. Questo invece è il gel per capelli extra strong con una quantità che non viene indicata ma 12 mesi di PAO. Questo dice che modella i capelli a proprio piacimento, lascia il capello lucido e senza residui. Allora, questo prodotto l'ho utilizzato sì e no 3 volte se non sbaglio e la terza volta proprio un po' a fatica ho dovuto completare lo styling con la crema della Sunsilk. Per quelle 2 volte che l'ho utilizzato nel pieno, quindi ho utilizzato solo lui, vi devo dire che mi è piaciuto molto di più rispetto ad altri gel. Io tantissimi anni fa, fate conto, da quando mia mamma mi ha tagliato i capelli, perché io venivo da capelli tanto 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 lunghi, cioè io avevo i capelli alle elementari che mi arrivavano fino al sedere e avevo la treccia. I miei capelli quindi com'erano? Erano abbastanza dritti, ma molto crespi. Non avevo questo ricciolume ingestibile e insopportabile. Ho odiato questo capello da quando mia mamma mi ha tagliato i capelli lunghi tanto così, cioè sembravo un maschio, sembravo mio papà. Io sono la fotocopia di mio papà con i capelli corti, assomigliavo a mio papà. Non vi dico poi che trauma, perché alle medie tutti mi prendevano per il culo, lasciatemi dire la parola, e è stato proprio un trauma assurdo. Poi dopo alle superiori sono riuscita a farmeli crescere un pochettino, un po' più corti di così, ma comunque sì, erano ingestibili i miei capelli, cioè io facevo di tutto e di più, le treccine, li arrotolavo, cioè non so, facevo cacao, mierdavigliao, ok, e pff, non so neanch'io, ma poi dopo me li sono decolorati, cioè ho fatto proprio le solite cavolate che si fanno quando si è giovani e ci si può permettere di fare cavolate. Poi dopo, a un certo punto, proprio la mia fissazione è stata quella di voglio assolutamente far crescere i capelli e sono arrivata all'utilizzo della piastra. La piastra là me li ha rovinati perché prima della piastra avevo quel riccio africano, proprio quel ricciolo crespo. Bello per le africane, ma brutto per me. E adesso con l'utilizzo della piastra mi si sono un po' più ammorbiditi. E quindi, cosa c'entra questo discorso? Il discorso sta che quando ero alle medie, alle superiori, ho utilizzato tantissimi gel. Cioè, io invece di utilizzare la Sunsilk, la crema per i capelli che adesso ne utilizzo e ne consumo in quantità industriale, tanti anni fa utilizzavo e consumavo in quantità industriale gel. E perciò ritornare a utilizzare gel in questo periodo. Tant'è che mi capita alcune volte quando vedo che non ho i prodotti della Sunsilk, vado a utilizzare il gel di mio papà. E anche lui i capelli ricci. E quando mi capita di avere il gel tra le mani, faccio un po' fatica a gestirlo perché non sono più abituata e corro il rischio di fare quell'effetto leccata di mucca. Ecco, questo non me l'ha fatto, strano ma vero, perché comunque la prima applicazione è un po' abbondato. Non me l'ha fatto, mi lucidava il capello, quindi aveva un effetto bagnato. Ma tutto sommato mi è piaciuto, non mi è piaciuta tanto la resa, perché qua dice di essere extra strong. Per me non era extra strong, cioè io mi sentivo poi dopo un certo punto che il mio capello non stava come volevo io. Non so, è proprio una sensazione che io a pelle me la sento. Adesso li sento ancora ben messi perché sono ancora un po' umidi, ma oggi pomeriggio so già che io avrò la testa che è così, ok? Sarà la cosa bella dei capelli ricci, ma io non sopporto. Cioè, sapete che chi ha i capelli dritti li vorrebbe ricci e chi invece li ha ricci li vorrebbe dritti come dei spaghetti. Ecco, io sono in quel caso. Cioè, se io potessi avere i capelli dritti come dei spaghetti e lunghi almeno fino a qua, cioè quindi a oltre il seno, sarebbe una cosa gradita. Ma siccome io, se mi faccio la piastra, mi arriveranno sì, vicino al seno, ma vorrei farli crescere ancora di più, solo che non riesco a farli crescere, c'è poco da fare.
Vabbè, proverò in tutte le salse. Se voi avete qualche consiglio per far crescere il capello, tranne di andare dal parrucchiere e tagliarti le punte, quello non lo farò mai perché quando vado dai parrucchieri ogni volta fanno tutto quello che io non voglio. E sinceramente ho deciso che dall'ultima volta che sono andata dal parrucchiere, che risale a ormai novembre del 2013, quando mi sono laureata, non metterò più piede in un parrucchiere, a meno che non sia una ragazza o un ragazzo che conosco che fa il parrucchiere e che fa esattamente quel cacchio che voglio io. Con questo io spero di esservi stata d'aiuto. Se magari avete qualche punto vendita che rivende questo marchio, potete adocchiare, casomai ditemi se l'avete mai visto. Io girerò il video all'azienda, vediamo se mi rispondono o meno. Mi farebbe piacere, tant'è che, come vi ho detto prima, a me farebbe piacere che almeno mi rispondessero perché, come io sono stata corretta nei loro confronti e li ho avvisati fino a quando mi è arrivato il pacco a casa, almeno a me farebbe piacere che anche loro fossero corretti nei miei confronti e darmi un feedback anche loro, insomma. Perché alla fine, loro si sono comportati bene fino a quando io li ho avvisati che mi è arrivato il pacco, perché poi sono desaparecidos, proprio desaparecido completamente. Però per il resto i prodotti che io vi consiglio maggiormente sono i prodotti per lo styling, non tanto le maschere perché vi ripeto, con una maschera che avrà o uno shampoo che avranno cosa 10-20 ml di prodotto io non posso dare giudizi, cioè a me servirebbe un boccettone come quello della Frank Provost da 750 ml che mi sono rotta le borse a terminarlo e quindi constatare se è un prodotto che mi piace o proprio no. Con questo io spero di esservi stata d'aiuto. Se vi piace il rossetto, mettete il pollice in su perché è l'unico colore dei rossetti della Sien che mi piace un casino, cioè proprio mi piace tantissimo. E noi ci vediamo nel prossimo video se vi va.